Take me by the hand, beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make. Siamo qui alla Bulla degli Orafi, nei quartieri di Sant'Eligio, al confine con quello degli Orefici, con la professoressa Marina Lebro. Professoressa, parliamo di questa inaugurazione così importante tenutasi il 21 per appunto l'apertura del laboratorio della Bulla degli Orafi. Dunque, appunto, questo mio laboratorio aperto ora il 21 appunto di dicembre vuole essere, diciamo, un punto di ritrovo anche sia per chi vuole operare nel settore, sia per i giovani, ma anche, diciamo, una fucina di progetti che debbano poi ricadere su quello che è il territorio circostante. Cioè la possibilità di fare dei nuovi progetti all'interno di questo territorio che è già così ricco e pieno di spunti sia storici che attuali. Parliamo quindi del territorio e soprattutto del quartiere. Quanto è importante per il quartiere valorizzare una realtà del genere? Ma la Bulla sta lavorando per una rivalutazione e riqualificazione del territorio ormai da anni. Diciamo che è nata proprio con questo intento, e la scuola di formazione che vi è all'interno prepara una nuova generazione di orafi che hanno in questo modo la possibilità di accedere a tutti gli know-how che sono oggi indispensabili. Parliamo del futuro, ma parliamo anche del passato, quindi raccontiamo un po' quelli che sono stati i progetti passati. I progetti passati della Bulla sono stati appunto una serie di interventi per i ragazzi e questa formazione, questa scuola di formazione. E poi diciamo che sul territorio è anche molto attivo quello che è il consorzio delle antiche botteghe naturali legate, diciamo, al quartiere di Sant'Eligio. Quindi questa sinergia tra i due quartieri ha permesso di lavorare molto per quella che è una riqualificazione del territorio. Grazie sia, diciamo, all'intelligenza dei due presidenti, cioè per gli orafi Roberto De Laurentiis, mentre per le antiche botteghe naturali di Sant'Eligio Claudio Belloni. E grazie a loro si deve appunto una serie di progetti che si stanno tutt'oggi attuando. Io mi sono venuta invece a inserire in questa struttura da pochissimo, pur avendo avuto in passato però delle collaborazioni attive proprio per quello che riguarda i progetti, e quindi una serie di interventi sia come alternanze scuola-lavoro, come PON e come altri progetti sul territorio, tra cui anche quelle che possono essere state dei servizi, diciamo, televisivi da me effettuati. Professoressa, lei indossa una collana che rappresenta appunto il simbolo della Bulla. Sì, perché questo nome, la Bulla, in realtà è un gioiello che veniva dato ai ragazzetti romani proprio fino al compimento, diciamo, del passaggio dall'età adolescenziale a quella adulta. La Bulla era una sorta di piccolo, diciamo, scrigno in cui venivano messi poi quelli che potevano essere dei segnali di buon auspicio, no? Quindi piccole cose, però era molto importante per loro. Professoressa, qual è la ragione di aver aperto proprio il suo studio all'interno della Bulla? La ragione è l'amore che ho per questi territori, la volontà di poter operare in questi territori con degli interventi che possano essere di sostegno a quello che già si sta facendo tantissimo. E poi anche il fatto che io collaboro ormai da anni sia con il consorzio della Bulla proprio, sia invece con quello delle antiche botteghe naturali di Sant'Eligio, e in una serie di progetti che appunto si stanno facendo insieme. E poi appunto questa mia attività di designer aveva, diciamo, una naturale confluenza in quello che è questa struttura. Professoressa, ho visto all'interno di una vetrinetta quelli che sono dei suoi monili. Da dove nasce questa passione? Mi sono sempre occupata di moda. In particolare mi sono formata tra Milano e Londra, perché ho studiato sia con un master al Central St. Martin di Londra, sia invece alla Marangoni di Milano. Quindi ho sempre, diciamo, creato una connessione tra quelli che erano i miei studi classici, e quindi legati molto anche a quella che è la storia delle tradizioni e dei territori, a quello che invece era una progettazione innovativa.
Da qui sono nate delle mie collezioni di pezzi unici che sono tuttora in mostra nel circuito delle gallerie di arte e design del sud dell'Inghilterra. Mi è sembrato quindi naturale approdare qui con un mio laboratorio o studio dove poter mettere insieme questi differenti interessi. Sono qui con il presidente della Federazione degli Orafi Campani, Roberto De Laurentiis. Qui alle nostre spalle c'è un meraviglioso forziere. Ci può spiegare appunto come è strutturato? Allora, il forziere ha impreziosito questo museo che come consorzio stiamo allestendo. E questo forziere, la parte centrale proprio del forziere, risale all'Ottocento, di un orafo che lavorava sulle navi da crociera. Però in questo momento è proprio il simbolo di questa raccolta che abbiamo fatto in questo museo. Siamo qui con la coordinatrice della struttura, Ilaria Mainini. Ilaria, descrivici un po' cosa c'è all'interno del palazzetto della Bulla. La Bulla è un insieme di diverse attività che raccolgono tutte quante lo stesso settore, quello dell'artigianato, design, orafo e moda. Abbiamo diverse attività come aziende che si occupano di gioielleria, oreficeria, design, moda, come appunto quella di Marina Lebro. Parliamo appunto di attività, ma parliamo in particolare della scuola di formazione professionale per orafo. La scuola di formazione professionale per orafo, che si chiama appunto Scuola Orafa La Bulla, è un percorso di formazione di 2 anni dove formiamo i ragazzi nel percorso dell'artigianato orafo, quindi diamo tutte le basi per imparare a realizzare oggetti con metalli sia preziosi che semipreziosi. Alla fine del percorso di 2 anni i ragazzi hanno l'opportunità di lavorare all'interno di aziende di grandi marchi oppure di aprire delle attività all'interno anche della struttura come incubatore di impresa. Ilaria, ovviamente qui all'interno c'è anche un museo, descrivici un po' cosa c'è all'interno di questo museo. Sì, è il museo dell'artigianato orafo, dove ci sono diverse sezioni dove noi raccontiamo sia la storia di Borgo Refici, quindi 8 secoli di storia sull'artigianato locale, ma anche le fasi di lavorazione, quindi dalla progettazione fino alla realizzazione dell'oggetto finito. Per noi è molto importante far capire non solo al quartiere, ma tutte le persone che ci vengono a trovare, come nasce un gioiello.